Oggi vi voglio presentare un pinsimonio estremamente gustoso e anche molto originale, soprattutto ricchissimo di ferro perché è a base di barbabietole. Le barbabietole si dice proprio che siano un vegetale alleato della donna perché è molto ricco di ferro. Ricordiamo che il ferro, in particolare quando è contenuto nei vegetali, si assimila meglio se abbinato a cibi ricchi di vitamina C, che ora andremo a vedere come preparare la ricetta e quindi sarà davvero ricco di ferro e vitamina C questo pinsimonio. Prendiamo una barbabietola e la tagliamo a cubetti e la facciamo frullare insieme a dello yogurt e a una puntina di senape. Io ho preso la senape in grani e anche un pochino piccante perché mi piace il gusto piccante. Se volete potete aggiungere un pizzico di sale, secondo me non c'è bisogno, è buonissimo anche così. Mettiamo le barbabietole che abbiamo tagliato a cubetti all'interno di un frullatore e aggiungiamo un vasetto di yogurt magro, eccolo qui, poi voilà, una punta di senape in grani, io ho preso quella piccante, e foglioline di menta fresca. Non troppe perché comunque la menta è molto saporita e quindi altrimenti potrebbe poi andare a dare troppo sapore alla ricetta. Guardate già che bel colore! Lo versiamo in una coppetta ed ecco qui, questa è proprio una crema. Dopodiché andiamo a fare dei bastoncini di verdure, cetrioli, carote, finocchi o sedano, quello che insomma che avete a casa. Ecco qui, carotine, pezzettini di finocchio, cetriolo, foglioline di menta e il nostro pinsimonio è pronto da servire e da gustare, proprio così.